Aida e Jeremias si sono baciati davvero? La verità mattino 5. Aida e il bacio a Jeremias Rodriguez, Federica Panicucci rivela la verità mattino 5. I fan del Grande Fratello VIP continuano ad interrogarsi sul bacio tra Aida e Jeremias. I due continuano a smentire il tutto, ma secondo il pubblico stanno mentendo. Giovedì 9 novembre, Federica Panicucci rivelò a Mattino 5 di dover mandare in onda un filmato in cui la Jespica ammetteva di aver baciato il bel Rodriguez. Oggi, però, le cose cambiano nuovamente. La conduttrice del talk show mattutino in onda su Canale 5 ha spiegato meglio cosa è accaduto all'interno della casa. A quanto pare, la situazione non è ancora chiara a nessuno. La Panicucci ha infatti dichiarato che non sembra capirsi molto bene quello che la venezuelana ha voluto dire in confessionale. In tutto ciò, però, i fatti sembrano parlare chiaro. Grande Fratello VIP, Aida e Jeremias, Rodriguez non si arrende. Jeremias Rodriguez non si arrende e continua a corteggiare Aida. Il ragazzo ha ammesso di essere attratto da lei e lo ha rivelato anche alla diretta interessata. In ogni caso, la venezuelana sembra voler mantenere le distanze dall'argentino. La donna pare infatti aver ricevuto due bellissime sorprese dal suo fidanzato Geppi, lo stesso che sembrava averla lasciata in diretta TV. Durante la notte, un uomo sembra essersi recato fuori la casa più spiata d'Italia urlando, "Peste ti amo". Il giorno seguente, invece, un aereo ha volato sul cielo di Cinecittà con un messaggio molto chiaro. Azul Ys que el amor es azul como el mar. Aida allontana Jeremias se vuole riconquistare il suo fidanzato Geppi? Il messaggio aereo sembra essere volato proprio per la Jespica. Il brano citato nello striscione è infatti la frase di una delle canzoni preferite dal fidanzato Geppi. Insomma, la venezuelana pare avere le idee sempre più chiare. Che lunedì entri in casa il suo uomo per chiarire questa situazione una volta per tutte. Staremo a vedere. In tutto ciò, Rodriguez cerca sempre di avvicinarsi, ma lei non sembra esserne molto felice.